Il motivo di questa riunione, di questa chiacchierata di questa sera è quello di valorizzare ancora di più l'emergenza del nostro territorio. Territorio ampio che comprende dalla costa fino al nostro interno, quindi da una parte Gabriele D'Annunzio, da una parte Antonio De Nino, per il tramite di Ovidio, che D'Annunzio considerava il suo illustre predecessore. Un Abruzzo che è stato svelato all'Europa nei primi del Novecento da due illustri personaggi della cultura britannica e forse americana. Una scrittrice ed una pittrice, Anne McDonnell ed Amy Atkinson, che visitarono l'Abruzzo nel 1908 e lasciarono una traccia nella pubblicazione In the Abruzzi, edito a Londra nell'anno seguente. Gabriele D'Annunzio tra l'Inghilterra e l'Abruzzo di Antonio De Nino. È stato il tema della conferenza di Raffaele Giannantonio, membro del direttivo del Centro Nazionale Studi D'Annunziani, svoltasi nell'aula consiliare del comune di Prato La Peligna ed organizzata dal Centro Nazionale di Ricerche Antonio De Nino. Giannantonio, nella sua relazione, ha messo a confronto le due figure, quella di De Nino e di D'Annunzio. De Nino D'Annunzio in chiave nazionale e internazionale, soprattutto evidenzia nel corso della relazione, con capacità e linguaggio per davvero colto, le peculiarità del personaggio D'Annunzio, non solo chiaramente in Italia, quanto in Inghilterra. Alla fine una piccola sorpresa con un inedito. Una descrizione di D'Annunzio delle nobildonne sulmonesi in villeggiatura a Pescara, con alcuni documenti che ci sono stati lasciati in uso molto gentilmente dalle eredi, per la precisione, di queste illustri nobildonne. Quindi una serata d'Abruzzo, una serata d'Europa. Questo di oggi è un evento che si ripete ormai da anni, perché il Centro Studi De Nino, che non finirò mai di ringraziare, ha sempre scelto Pratola come sede per incontri di carattere culturale importanti come questo, con l'ospite il professor Raffaele Giannantonio.